Bella a tutti, io sono Kant. Oggi sono a Merzouga, in Marocco, che è una città nel mezzo del deserto. Questa è la vista dal ristorante nel quale sono. Sono venuto in questo ristorante a prendere un caffè e a pranzare e l'unica cosa vegetariana che avevano era la pizza. E quindi oggi andremo a provare la pizza nel deserto. Dai! Il tempo sembra mettersi veramente una merda, infatti fuori c'è proprio una tromba d'aria. Non so come cazzo farò a tornare in albergo. Intanto la pizza sembra che la stiano facendo buona, anche perché l'ho ordinata mezz'ora fa e ancora non vedo nessuno. Sono assolutamente da solo a questo ristorante. Allora, dall'ordinazione sono passati 40 minuti esatti e in confronto in Sud America sono svelti a portarti la roba in confronto qua al Marocco. No, io non è che sono un cliente cagacazzo che se la prende se aspetta, anzi. Però ho una cazzo di fame. Dai, speriamo arrivi di vostra pista, anche perché qua sono da solo, di fuori c'è la bufera. Ho paura. Dai, per fortuna qua hanno la wifi. What's your name? Hi, Mayu. Thank you very much for the pizza. You're welcome. Thank you. From Italy, from Morocco, from Mezzo Valle Desert. Deserto. And so will be my first pizza in the desert. Yeah. Thank you. You are welcome. Have a nice day. We hope you are enjoying the desert. Italy, you are welcome from to Morocco. We love you. Have a nice day. Coffee, expert snack in the desert. Pizza, the best pizza in the desert. Il tipo si è gasato tantissimo appena visto che la telecamera, quindi ragazzi, se volete porte aperte nella vita, dite che fate gli youtuber. Allora, questa è la pizza, ecco come presenta. Come accompagnamento invece ci sarà la solita Fanta al limone, che è un po' l'emotiv di questo mio viaggio in Marocco. Bevanda prefe in assoluto. Questa, se ce l'abbiamo in Italia, me la compro. Allora, andiamo all'assaggio di quella che mi è stata venduta come la miglior pizza del deserto. Ho chiesto la margherita, sopra ci sono anche le olive. E la cosa mi fa molto molto contento, anche perché le olive sono una figata. Allora, l'impasto, scordati la pizza italiana, è veramente diversissimo proprio come concetto. È come se fosse una fetta di fornarina, però come spesso succede qua in Marocco, l'impasto non è salato e quindi è molto particolare. A me piace come idea il fatto di non avere l'impasto salato. La salsa di pomodoro non mi piace granché. Ovvio, magari qua in mezzo al deserto non hanno i pomodori San Marzano. Vabbè, li perdoniamo. Mentre la mozzarella mi piace, qua hanno dei formaggi veramente buoni. Tutto sommato non è affatto male come pizza. In totale ho speso per la pizza 40 dirham, che sono circa 3,70 euro, e per la bibita 3,5 dirham, che sono poco, dai. Insomma, dai, con pizza e bibita non vado a spendere neanche 4 euro fondamentalmente. Allora, andiamo un po' alle considerazioni. Com'è questa pizza nel deserto? Considerando che siamo in mezzo al cazzo di niente, tra le dune, io direi che è veramente accettabile come pizza. Mi viene da darvi un 6,5. L'impasto non salato ha il suo perché, le olive ci stanno sempre, la mozzarella mi piace, peccato per la salsa di pomodoro, ma credo che per il luogo in cui siamo non possiamo chiedere di più agli ingredienti. Quindi, se anche tu ti trovi nel bel mezzo del deserto a Merzouga, vieni pure al Cafe Expert Snack in the Desert a prendere una pizza come si deve. Per oggi è tutto. Se hai qualche pizzeria da consigliarmi da qualche parte in giro per il mondo, scrivimelo qua sotto nei commenti. E magari, se il video va bene, la vado a sentire per voi e faccio una bella recensione. Sono Kant e noi, bel, ci vediamo alla prossima. Bye bye!